Parte di etica di questa seconda parte è tutta dedicata a come dire, tutta dedicata al tema della maternità surrogata. E quindi apriamo con un articolo di Monica Ricci Sargentini, che tra poco sarà collegata con noi del Corriere, che dice così: l'Ucraina è diventata un negozio per la vendita incontrollata di neonati. E ancora, la pandemia da coronavirus ha fatto emergere la realtà del mercato della maternità surrogata in Ucraina e la mancanza di tutela per i diritti dei neonati. È un fatto gravissimo, ne abbiamo già parlato, erano 46, adesso sembra che si parli addirittura di 500 neonati, ma saranno sicuramente di più nel mondo. Allora andiamo a sentire innanzitutto la nostra Marisa Levi, ospite fissa della nostra trasmissione, biologa e esperta in bioetica. E parliamo allora proprio di questo argomento. Benvenuta Marisa. Maternità surrogata, utero in affitto, maternità, no, gestazione per altri. Sono tanti modi più o meno edulcorati per dire la stessa cosa. La mamma, la donna diventa un'incubatrice per un figlio che non è più suo, sarà venduto ad altri. Allora, di cosa stiamo parlando, Marisa? Eh sì, stiamo parlando proprio di questo, cioè di, da un lato, di violare la dignità della donna che viene ridotta ad un'incubatrice, oltretutto anche spesso, senza neanche essere la donatrice dell'ovulo. E poi parliamo di un problema di dignità del bambino, perché, noi vediamo che in questo periodo c'è un certo femminismo che si scaglia contro questa pratica dell'utero in affitto, Scusa, però ti una parte di interrompo. questo. Vediamo le immagini di questa non associazione, scusate, di questo ente Biotexcom, di questa azienda che produce bambini, mi viene da dire così, per far vedere ai genitori intenzionali che sarebbero i compratori dei bambini, ha fatto questo video. Sì, ci sono queste babysitter, però questi neonati che vedete uno accanto all'altro sono tutti da soli, non hanno né la mamma né il papà in questo momento, sono stati comprati, ma sono beni come se fossero scatoloni in attesa che arrivino i loro compratori bloccati dal coronavirus. Scusa. Sì, diciamo che in realtà sono, per il momento sono stati ordinati e non ancora consegnati, cioè questo ci dice proprio che siamo nell'ottica del prodotto e non del dono. E questa è una cosa che viene trascurata da alcune delle persone che comunque combattono la maternità surrogata, che si limitano alla dignità della donna. Invece il problema grosso che qui viene è il problema dei bambini, di che cosa sono questi bambini in questo momento? Chi se ne prende cura? Ecco, questo è importante perché ci fa vedere come i nostri comportamenti alla fine, io penso, una coppia che dice ma io desidero tanto un figlio, questi siti ti promettono la felicità, pagandola ovviamente, perché in Ucraina, che è uno dei paesi più poveri, le donne si prestano a questa pratica. E sembra una cosa lecita il fatto di aiutare altri ad avere un figlio, ma a che prezzo? Andiamo sul fatto che poi si dà origine a un figlio, a un bambino, che in questo momento, pensate che in Ucraina, in quell'albergo lì, quei bambini non hanno nessun diritto, cioè come se non esistessero. È così? Certo, sì, questo mi fa venire in mente una testimonianza di una suora vietnamita che era di una congregazione che si occupava di fare scuola a bambini, diciamo così, invisibili o di nessuno, perché in Vietnam c'era, non so se c'è ancora, una legge sul figlio unico, quindi quando nasceva un altro figlio, questo non poteva essere registrato all'anagrafe, quindi per lo Stato non esisteva, quindi non poteva andare a scuola, non poteva avere documenti né niente. E questa congregazione di suore faceva loro scuola nella foresta e quando si minacciava un controllo, i bambini scappavano sugli alberi. Ecco, un po' qui siamo in una situazione in cui questi bambini
sono in un limbo, cioè sì, sono materialmente accuditi perché ovviamente gli danno da mangiare, li puliscono, però evidentemente sono in una situazione in cui chi è il padre, chi è la madre, chi si occupa di loro è in un limbo. Quindi anche a livello etico mi sembra che ci sia questo sbilanciamento tra quello che da una parte è il desiderio dei genitori di maternità e paternità e dall'altra quello che è il bene del figlio. Mi sembra che sia sbilanciato questo. Non è come, diciamo, l'adozione, uno cerca di dare una famiglia a un figlio. Qui viene Certo. proprio commissionato un bambino. Sì, entriamo nella logica in cui il dare la vita è un prodotto e non un dono accolto, no? E poi c'è anche questo fatto che alcune delle persone che sono inorridite da questi video che sono apparsi della situazione dell'Ucraina e quindi lo stigmatizzano, però dicono allora regolarizziamola così limitiamo i danni. E questa è l'eterna illusione, no? Perché lo stesso discorso che si è fatto per l'aborto, per la fecondazione in vitro, per l'azzardo, per la prostituzione, dove questo è stato fatto si è visto che è totalmente fallito, soprattutto per la prostituzione ci sono i dati della Germania, no? E non ci si rende conto che con questo si dà uno sdoganamento della pratica e poi si finisce che prima si mettono dei paletti, ma poi i paletti si spostano sempre più in là. Perché allora, ma perché questo no? Perché questo no? No, perché l'altra cosa è che la regolarizzazione spesso comporta, almeno in Italia, l'idea che allora lo devi mettere nei livelli essenziali di assistenza, perché sennò discrimini tra le persone ricche e povere. E quindi finisce che queste pratiche addirittura vengono pagate dallo Stato. Quindi magari uno non ha i soldi per curarsi, però per fare queste cose che non sono terapeutiche di per sé, ma sono Sì. altro, interverrebbe ipoteticamente lo Stato. L'altra cosa che ricordavamo l'altra volta è che, come abbiamo visto dai filmati, i bambini sono tutti lì, attaccati da soli, cioè senza nemmeno la mamma gestante che li ha portati in grembo, perché alla nascita il bambino viene subito allontanato da questa mamma che Certo. potrebbe o pentirsi e voler tenerlo per sé, il bambino affezionarsi, cosa che ricordavamo non viene fatta neanche con gli animali. No, infatti. E si pensa appunto alla donna semplicemente come un'incubatrice senza tenere minimamente conto di tutta la relazione psicofisica che si realizza tra la gestante e il bambino che si sviluppa nel suo seno. Tra l'altro, poi adesso ci sono dati per cui anche cellule staminali del bambino finiscono e si integrano nel corpo della madre, quindi cioè, è un legame molto più profondo di quello che si pensa. È vero, rimangono per anni nel corpo della mamma, cioè la maternità diventa una simbiosi che nemmeno con Sì, la nascita, praticamente con un segno, sì. con un segno indelebile. Sì. E questo è bellissimo se non dovessimo poi assistere a cose aberranti come queste, di questi bambini che dire abbandonati non sembra perché c'è l'hotel con tutte le luci, eccetera, ma di fatto è, a parte il fatto che i genitori stanno cercando, i genitori intenzionali, cioè i compratori, stanno cercando di raggiungerli appena riusciranno. Grazie Marisa, noi ci vediamo alla fine del programma. Adesso facciamo subito un altro collegamento, vediamo se riusciamo a farlo subito con Monica Ricci Sargentini, che è l'autrice dell'articolo che vi citavo prima del Corriere della Sera, ma che già nel 2016 si era occupata di questa tematica. Ecco, vediamo se c'è anche il video. Dovremmo averla in collegamento in questo momento. Benvenuta Monica Ricci Sargentini. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo letto proprio l'inizio dell'ultimo articolo che ha scritto il 16 maggio per, diciamo, contestualizzare il problema di questi neonati che sono in un hotel in Ucraina, ma sappiamo che sono sicuramente di più, nel frattempo ne saranno nati altri. E dicevamo, da una parte la donna trattata come un'incubatrice, la gestante, dall'altra bambini che nascono ma non hanno diritti attualmente.
Sì, questi bambini sono praticamente non hanno ancora, non sono registrati all'anagrafe, quindi non esistono, non hanno cittadinanza, non hanno nome, non hanno niente. Io so che c'è un mese di tempo, 28 giorni di tempo per registrarli all'anagrafe, secondo la legge ucraina, e poi si paga una piccola multa per ogni giorno di ritardo. Però certo, dei bambini così stipati nella hall di un hotel, poi non sappiamo gli altri delle altre agenzie dove sono, perché questi li abbiamo conosciuti solo perché l'agenzia ha fatto un video che poi ha fatto il giro di tutto il mondo, ne ha scritto persino insomma, dal New York Times al Nouvelle Observateur, tutto il mondo ha scritto di questa cosa che è stata poi per prima notata in Italia dalla rete. Italiana contro l'utero in affitto, sono stati loro a lanciare con una petizione, lettera all'ambasciatore il tema. Però Gruppi di non so se femministe che si sono opposte a questa pratica sì. pecuniaria alla fine, viene da dire, perché c'è un giro di soldi imponente. Esatto, c'è cioè una rete di femministe, ma non solo femministe, comunque di donne, di associazioni in tutto il mondo, si chiama Coalizione Internazionale per l'Abolizione dell'Utero in Affitto e comprende organizzazioni di, mi pare, 40 paesi, che si oppone a questa pratica e quindi segnala ogni volta che c'è un'iniziativa di questo genere, perché quello che dicono loro appunto che non c'è mai il dono, il famoso dono, la narrativa del dono che ci viene propinata come un atto di generosità di una donna verso una coppia sterile, verso una coppia omosessuale, ma non c'è nessun atto di generosità, è sempre una transazione. E di solito le donne che ci fanno ascoltare, che raccontano queste storie lacrimevoli sono reclutatrici, io ne ho intervistate varie, cioè sono donne che fanno la maternità surrogata e che reclutano altre donne per farla, per le agenzie, quindi sono donne pagate per farlo. Io mi ricordo una sua inchiesta fatta ancora nel 2016 su alcuni incontri che venivano fatti da alcune di queste aziende in Italia, dove in realtà la pratica dell'utero in affitto è vietata per legge. Sì, è vietata e si rischia anche di una, a parte 1 milione di multa, insomma 600.000 euro di multa, però si potrebbe anche finire in carcere. Il problema se la pubblicizzi, se la fai in Italia, ovviamente, se la faciliti. Il problema è che poi in pratica facciamo anche trasmissioni TV in cui pubblicizziamo la pratica dell'utero in affitto, cioè non è attuata la legge e soprattutto se tu vai all'estero a fare l'utero in affitto dove è legale come l'Ucraina, poi torni qui col bimbo in braccio e puoi avere magari difficoltà a registrarlo perché c'è stata una sentenza della Cassazione, però insomma alla fine il genitore biologico lo registra, quindi la pratica poi alla fine qui non viene sanzionata se fatta all'estero e si fa ovviamente solo all'estero. In quel caso lei ricorda. L'agenzia era venuta qui a cercare clienti perché volevano espandere il loro mercato, però ovviamente compivano un reato. Noi ci infiltrammo con un collega che si finse mio marito e con degli occhiali riprendemmo tutto l'incontro. Ma poi 2 anni dopo tornarono. Quella volta però l'incontro saltò perché poi alla fine fu allertata la polizia, così l'incontro saltò. Nel senso che il business è talmente forte che non importa se c'è una sanzione, se si rischia, vale la pena rischiare. Volevo fare con lei, sì, tra l'altro queste aziende hanno dei siti tradotti in italiano perché si rivolgono evidentemente a un pubblico europeo, italiano in particolare, ma quello che le volevo chiedere è anche la figura della gestante, di donne che spesso vivono in situazioni di povertà, che firmano dei contratti, che sono tenute per 9 mesi in una situazione ovattata e che poi però vengono staccate immediatamente da questo figlio che non è loro. Sì, io ho intervistato svariate donne che hanno fatto questa pratica e poi hanno sofferto. Una che mi è rimasta molto impressa si chiama Kelly Martinez, è americana e ha fatto 3 maternità surrogate.
E ancora oggi, io quando l'ho intervistata, lei proprio stava malissimo, eravamo in Spagna e sperava che i due gemelli che aveva messo al mondo per una coppia spagnola, in qualche modo che questa coppia la contattasse, perché lei non sapeva che fine avevano fatto questi bambini, la coppia si era comportata molto male e lei va in giro adesso per il mondo a dire guardate che è tutto un inganno, a me mi hanno fatto credere che io stavo facendo una grandiosa cosa per gli altri, che poi sarei rimasta in contatto con questi bambini, invece sono stata solo sfruttata, mi hanno usato e poi mi hanno gettato via. E lei raccontava che quando questi bambini nacquero, questi genitori, siccome erano due maschi invece di un maschio e una femmina, non li andavano nemmeno a trovare. Lei le scattò la cosa che questi bambini non sarebbero stati amati, che lei aveva messo al mondo dei bambini che poi questa coppia non avrebbe amato. E quando andarono col marito di lei, dai bambini, quelli si mossero tantissimo perché sentivano le loro voci che avevano sentito nel ventre della mamma, no? Però poi non Incredibile. glieli fecero più vedere, non glieli fecero più vedere, li presero e li portarono via. Lei non ha mai più saputo che cosa gli era A successo. me sembra crudele questa cosa, perché l'amore di una mamma e il legame, lo ricordavamo prima, il fatto che il corpo della mamma, quando c'è stata una maternità, comunque ha traccia nella memoria della presenza del figlio, levare questo figlio mi sembra una crudeltà, onestamente. È una crudeltà soprattutto per il bambino, anche per la madre, ma il bambino non sceglie niente, il È bambino certo. subisce soltanto questo. E come sappiamo con l'epigenetica, il legame mamma-bambino trasforma addirittura il DNA del bambino, c'è cioè una trasmissione molto forte, non è come mettere. Una volta una madre surrogata mi disse, io sono il forno, loro ci mettono gli ingredienti, io faccio il forno, ma non è un forno. Sono due in uno, come dico sempre io. Il bambino si crea nel corpo della madre, grazie alla madre, parte della madre. Tu lo stacchi appena nasce, ma con chi vuole stare il bambino appena nasce? Chi conosce? Conosce solo la mamma. Grazie Monica Ricci Sargentini per essere stata con noi e noi la seguiamo quando scrive questi articoli che sono sempre molto interessanti. Grazie Grazie a e buon voi, alla lavoro prossima, e buon arrivederci. lavoro. A presto. E adesso restiamo sempre su questo tema perché approfondiamo un po' l'aspetto giuridico, quindi della situazione dell'utero in affitto, anche come in Italia. Lo facciamo appena saremo collegati con Alberto Maria Gambino, giurista, presidente di Scienza e Vita. Benvenuto, grazie per essere qui con noi. Grazie, grazie a voi. Allora, volevamo capire un po', abbiamo sentito, si parla di utero in affitto, gestazione per altri, maternità surrogata, tre facce della stessa medaglia. Ecco, com'è la situazione in Italia a proposito? La situazione in Italia in termini legislativi, ma anche giurisprudenziali, è tutto sommato accettabile, perché noi abbiamo una legge, la famosa legge 40 che disciplinava il tema della fecondazione assistita, dove è previsto tuttora, perché è una di quelle norme che non è stata, tra virgolette, demolita dalla Corte Costituzionale. Demolire è un'espressione giuridica che usa la Corte, non è un intento polemico, e che in realtà permane tuttora, cioè chiunque traffica, organizza, vende e in ambito anche di surrogazione di maternità è punito con una reclusione che tuttavia è molto bassa. Questo fa sì che quando il reato è perpetrato all'estero, le nostre norme del codice della procedura penale non consentono di perseguirlo, perché i reati fatti all'estero hanno un tipo di meccanismo per cui la pena dovrebbe essere di almeno 3 anni di reclusione. Allora lì si attiva la procedura per cui il pubblico ministero va a perseguire anche gli italiani, perché parliamo di cittadini italiani, che hanno commesso un reato in territorio estero. Questa, per esempio, potrebbe essere una prima ipotesi legislativa sulla quale lavorare. Perché, scusi E se la quindi. interrompo, volevo proprio capire, tra diciamo, i committenti di questi neonati in Ucraina di cui stiamo parlando, ci sono anche delle coppie italiane. Una volta che queste coppie saranno riuscite a raggiungere il bambino, cosa potrebbe accadere tornate in Italia?
Ecco, questo è il secondo profilo che non è toccato espressamente dalla legge 40, ma che invece la giurisprudenza ha trattato, e cioè sono genitori legittimi? Ecco, su questo noi abbiamo da ultimo una decisione addirittura delle supreme sezioni, delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, che ritiene che non ci sia la legittimazione in quanto a paternità e maternità di questi soggetti, e cioè possono tornare a casa col bimbo in braccio, però poi il riconoscimento giuridico che questi sia suo figlio, è chiaro che qui bisogna poi distinguere, perché se ad esempio il padre è lui che lo ha generato dando il suo gamete maschile, è evidente che il padre comunque rimane il padre biologico a tutti gli effetti e quindi verrà riconosciuto. La madre viceversa, siccome nell'ordinamento italiano, ma in tutti gli ordinamenti occidentali, è colei che partorisce, è sicuro che la madre, diciamo così, putativa italiana non è la vera mamma, ma c'è la mamma, quella sfruttata. Allora a questo punto la nostra giurisprudenza ha ritenuto che proprio questa è una preclusione perché venga riconosciuto figlio di questa coppia, in particolare di questa mamma. E qui si è aperto adesso un altro tema, e se tuttavia una volta che c'è questa preclusione questi genitori possano adottarlo, il bambino. Questa è una situazione delicatissima, perché tutti noi sappiamo che le norme sull'adozione sono delle norme a tutela del bambino, e quindi c'è prima di tutto una, e uso questa espressione, una trafila molto rigorosa per vagliare il grado di idoneità delle coppie, e tra l'altro è tutto gratuito ovviamente. Invece qui abbiamo una sorta di corsia preferenziale di chi paga e che magari non ha neanche l'idoneità poi per poter accudire e far crescere questi bambini. Dirò una cosa forte, ma chi è disposto a pagare per avere un figlio? Io credo che ontologicamente possa non avere questa idoneità poi ad accudire, a far crescere in armonia il proprio figlio. Facciamo attenzione a questo elemento che è molto delicato. Però non possiamo essere ipocriti e pensare che un figlio a tutti i costi faccia poi diventare degli eccellenti genitori coloro che sono stati disposti a pagare e per il figlio e anche e soprattutto a sfruttare una donna perché tenesse nel suo utero per 9 mesi questo bambino e poi gli venisse estirpato nella maniera più violenta possibile. Le chiedo un'ultima cosa, ci ha fatto capire benissimo la situazione. Come può allora la legge bilanciare da una parte il fatto che questo figlio ha il diritto di essere figlio di qualcuno, dall'altra il fatto che il figlio non va comprato, cioè la difesa quindi di questo bambino e del fatto che questa pratica non è qualcosa di legale? Dunque, mettiamo le cose in chiaro. La donna portante, cioè colei che ha tenuto in grembo questo bambino per 9 mesi, è probabilmente sfruttata, anzi quasi certamente, anche qui un'ipocrisia dire che è libera, perché poi sono casi assolutamente marginali quelli di un'eventuale volontarietà. E comunque laddove lo, tra virgolette, abbandona, perché qualora non lo voglia tenere, non è certo quella coppia che ha pagato che per il diritto diventa in prima posizione. Allora lì si deve seguire la procedura, il bambino viene dichiarato in stato di abbandono, si attiva la procedura per l'adozione e quindi ci sarà una coppia che riceverà quel bambino e sarà la coppia migliore tra quelle che i giudici vanno a selezionare, perché lì lo scrutinio sull'idoneità è davvero molto delicato e anche molto ben fatto, in particolare in Italia. Poi c'è il tema delle adozioni internazionali che hanno luci e hanno anche tante ombre, però questo è un tema diverso. La cosa molto importante è che questi bambini certamente hanno il diritto ad avere una mamma e un papà, che se non è colei che lo ha messo al mondo, perché attraverso questi contratti comunque in qualche modo implicitamente lo ha rifiutato, però bisogna poi vedere in concreto se è davvero così, comunque non è la coppia che ha commissionato per il diritto. Quello no, perché un contratto non può ritenere che si possano comprare esseri umani. È proprio illecito, è legittimo. Tutti gli ordinamenti occidentali rifiutano questa concezione del contratto. Non ci sta in nessuna parte del mondo. Sono contratti totalmente illeciti, addirittura illegali. Allora, da questo punto di vista, quel bambino sarà
dentro quel novero di bambini in stato di abbandono e nei tempi più rapidi possibili sarà consegnato ad una coppia che invece è dichiarata idonea ad adottare, anche in pochi giorni evidentemente, perché se sono bambini appena nati la procedura in questi casi è velocissima e tempestiva. Come sapete, queste coppie sono talvolta anche anni che stanno aspettando, e quindi appena un bambino viene al mondo e si sa che è stato abbandonato, nel giro di poche ore viene subito individuata dal giudice tutelare questa coppia e il bambino viene assegnato a questa coppia. Quindi i bambini hanno la tutela, non è che per forza devono andare da questi genitori committenti, che peraltro sono totalmente sconosciuti a questo bambino, non c'è nessun legame se non quello che hanno pagato. E questa è davvero un'aberrazione. Senza ipocrisie, occorre fare davvero una cordata di coscienze sensibili, credenti, non credenti, laici, non importa, non importa. Questo è un discorso di umanità. Grazie, è stato molto chiaro. Grazie, l'avremo nostra ospite ancora. Grazie per essere grazie stato con noi. A presto. Grazie. A presto buona e buon giornata. Lavoro. E adesso siamo proprio in chiusura. Allora andiamo con l'ultima telefonata a Marisa Levi, che ci aiuta a sintetizzare, a fare un po' il punto, a tirare le fila di tutto quello che abbiamo detto. A un certo punto, finché parlava Alberto Maria Gambino, dicevo: ma se il papà è questo, no, la mamma è quello, dico, ma che confusione, mi sembra così semplice che uno nasce dalla mamma, dal papà e sono quelli, dico che confusione. Cosa pensi di tutto quello che abbiamo detto? No, poi c'è questo fatto, no? Che si pone di fronte al fatto compiuto, perché si va a fare all'estero una cosa che in Italia è proibita, ma non è che uno dice vado in Ucraina, mi stabilisco là e lo faccio là. No, lo faccio all'estero, poi torno, il bambino c'è, qualche cosa dovete fare, no? Perché dopo diventa cattivo chi vuole rifiutare il riconoscimento. Ecco, poi l'altra cosa è che noi abbiamo visto in questo periodo come il nostro comportamento influenza diciamo la salute o ha un'influenza sugli altri, no? Abbiamo tenuto un confinamento e quindi dobbiamo capire che questo principio di autodeterminazione, del fatto che il mio desiderio è un diritto, trova dei limiti in quello che è anche la cultura, la società. Cioè non è soltanto il fatto della coppia e del bambino, è il fatto anche di una mentalità che si diffonde nella società, quindi una mentalità appunto di desiderio come diritto e nessun limite c'è riguardo alle possibilità tecniche. E allora mi veniva in mente, perché ho letto recentemente un libro che proprio studia i primi tre capitoli della Genesi, che è una cosa su cui anch'io non avevo riflettuto, no? Che quando dopo il peccato originale, in cui l'uomo e la donna hanno disobbedito e hanno preso il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, Dio scaccia dal giardino dell'Eden perché adesso non mettano anche le mani sull'albero della vita. Perché nel giardino dell'Eden c'erano l'albero della conoscenza del bene e del male e l'albero della vita al centro. Quindi e questo anche, mettere le mani sull'albero della vita è un nuovo farsi Dio. E quindi questo ci porta a dire che non devi prenderne tu dell'albero della vita, devi accogliere quella che Dio ti dà. Questo mi sembra una riflessione molto profonda, molto significativa, sulla quale veramente bisogna fermarsi, perché invece mi sembra che viviamo in un momento storico in cui proprio sia la conoscenza sia l'albero della vita siano al centro di una grande manipolazione. Grazie Marisa Levi per essere stata con noi. Noi con Tempo Presente ci troviamo venerdì prossimo in diretta alle 10:30, in replica alle 23. Grazie e arrivederci.